Ieri sono andato per il TG1 a seguire il Papa in una delle consuete visite alle parrocchie romane che fa quando non è in viaggio. Si sente, dice, allora proprio il Vescovo di Roma. E ieri, andando a fare questo servizio, io ripensavo a un modo di dire che si ritrova anche nei Vangeli, un vecchio modo di dire che dice nulla di buono può venire da Nazareth. E io pensavo, ma cosa può venire di buono da questa piccola parrocchia dei Parioli, una parrocchia esclusiva e grande? E ho avuto una sorpresa. Il Papa ha incontrato fra gli altri un gruppo che è uno dei gruppi nuovi che mostrano una delle esperienze più vitali del dopoconcilio, che è il cammino neocatecumenale. E io, oltre a ritrovare due dei figli di Pier Emilio Gennarini, lo ricorderete, ha lavorato con noi per il TG1 per tanti anni, ho sentito delle esperienze che mi hanno molto colpito e ve le voglio riportare quest'oggi. Ma prima di cominciare a vedere un attimino che cosa è successo ieri in questo incontro del Papa con queste comunità neocatecumenali, voglio presentarvi gli ospiti che ho portato in studio. Sono proprio Stefano Gennarini, suo fratello Giuseppe e la moglie di Giuseppe, Claudia. Ma con loro parleremo dopo. Adesso vorrei che la regia facesse partire le immagini per commentare insieme con voi questo incontro del Papa con queste cinque comunità della parrocchia di San Luigi Gonzaga. Ecco qui, il Papa è stato accolto da questo canto e poi si è soffermato coi bambini. A me piacciono i bambini e quando vedo un bambino cerco sempre di abbracciarlo, di baciarlo. Quando vengo nella comunità catecumenale, allora ho un grande impegno, un grande lavoro con questi bambini. Grazie a Dio. Ecco. Dopo aver salutato lungo i bambini, il Papa ha ascoltato prima dal parroco, Monsignor De Grada, una reazione su quella che è stata l'esperienza di questo cammino neocatecumenale nelle parrocchie, che porta attraverso un cammino di fede a rivivere la catechesi battesimale. Poi ha parlato al Papa Chico Arguello, che oltre a essere l'iniziatore del cammino neocatecumenale è stato anche il catechista proprio di questa parrocchia, di questa comunità di San Luigi Gonzaga. E poi sono alzati i due fratelli Gennarini per presentare la loro esperienza. Il primo è stato Giuseppe, con i suoi sei figli e sua moglie, che sta evangelizzando negli Stati Uniti da una quindicina d'anni. E Giuseppe ha parlato prima della sua esperienza personale, di quello che ha voluto dire per lui personalmente questa esperienza come cambio di vita, come conversione. Poi ha raccontato un po' di quello che succede negli Stati Uniti, lo sentiremo dopo. E poi è venuto il turno di Stefano, che sta evangelizzando anche lui dal 1977, credo, poi mi correggerà se sbaglio, in Polonia. Il Papa chiaramente è stato molto interessato di ascoltare quella che è stata la sua esperienza, quella che è la sua esperienza in Polonia, a portare il Vangelo tra la sua gente. Ha raccontato anche lui la sua esperienza personale, poi è stato il turno del Papa di parlare e il Papa si è soffermato abbastanza a lungo con le comunità neocatecumenali, incoraggiandoli nel loro lavoro, nel loro servizio di evangelizzazione, nel loro servizio alla Chiesa e alle parrocchie. Poi è venuta una benedizione a quelli che vanno in giro per il mondo ad annunciare il Vangelo, gli itineranti, come lo richiamano, e quindi il Papa ha voluto concederci una breve battuta, una breve intervista. Posso chiederle una parola sul cammino catecumenale per il TG1? Ho detto tanto. Sì, sì. È un'esperienza che l'aiuta nella Chiesa. Sì, aiuta la Chiesa, perché scende alle radici di quello che cosa vuol dire essere cristiano. Tocca il nucleo stesso dell'essere cristiano. Essere cristiano vuol dire crescere da Cristo attraverso battesimo, attraverso i sacramenti, naturalmente la preghiera, la vita della Chiesa, tutto, ma il sacramento, il battesimo è il punto di partenza. Ecco, parlava il Papa del battesimo e diceva che questa esperienza, che tra l'altro è molto diffusa anche in Italia, è un'esperienza che vuol dire rivivere il battesimo. Ma questa è una cosa che forse non a tutti è chiara, perché
Siamo tutti stati battezzati da piccolini, oggi ci portiamo forse in tasca il certificato di battesimo quando ci serve, magari per sposarci o per portare a battezzare i nostri figli. Ecco, vorrei chiedere qui ai miei ospiti perché è così importante anche da adulti questo discorso del battesimo? Chi può dirmi una parola? Ma io penso un pochino a quello che ha detto il Papa, è stato, cioè, scoprire cosa significa essere cristiano. Io ero stato battezzato, ero stato allevato in una famiglia molto cattolica, mio papà era molto cattolico, però quando sono andato all'università, quando sono andato al contatto con tutti i miei amici che non andavano in chiesa, tutto l'insegnamento, ho cominciato a allontanarmi dalla chiesa fino a che poi ho cominciato a studiare Marx, a essere implicato nel movimento a darmi al movimento studentesco, anche cose abbastanza violente. C'ho un amico d'infanzia che adesso è in carcere, cioè ricercato per cose gravi, cioè, insomma, e questa era un po' la situazione a quell'epoca, di una crisi profonda che stavo vivendo anch'io in questa. E quando venne invitato in questa parrocchietta piccolina a sentire questa catechesi, mi dissero: c'è uno spagnolo che parla di Gesù Cristo. Io dissi: ma andiamo a sentire, forse è interessante. Andai e cominciai a scoprire cosa significa essere cristiano, cominciai a scoprire cosa è la Chiesa, che la Chiesa è una comunione di persone diverse, non è un edificio, non è una persona, non è un prete, ma è una comunità dove c'erano persone che venivano dal comunismo, dal fascismo, giovani, vecchi, colti, ignoranti. Ma se ho ben capito, c'è stato quindi un rapporto diretto tra questo suo scoprire la Chiesa, questo suo rapporto con un cammino battesimale e ritrovare un po' la fede, o no? È coinciso con il ritornare alla Chiesa, per me. Ritornare alla Chiesa, non soltanto questo, ma anche dopo alcuni anni, lasciare il mio lavoro e andare con mia moglie e i miei figli come itinerante, cioè andare in altri posti che volessero iniziare questa esperienza di riscoperta del battesimo, della fede. Ecco, sua moglie, i suoi figli. Signora, ma lei già ha fatto tanti figli, molti di quelli che ci guardano si manderanno: ma sei figli ai tempi nostri non sono un po' troppi? Ma oltre a questo poi se li porta anche in giro per il mondo, ma cosa mi dice su questo? Ma io penso che l'importante è trovare la felicità. E tantissime persone stanno ferme con tutto nella vita, denaro, scuole, sci, tutto quello che si può il mondo offrire, e non sono felici. Io ho trovato la felicità attraverso proprio questo cammino che mi fa scoprire il mio battesimo. Ma i suoi figli sono contenti di venire con voi? Sì, felicissimi. Che età hanno i suoi figli? C'hanno, la più grande ne ha 8 anni e la più piccola ne ha 1 anno. Proprio oggi sono andato a scuola a dire ai maestri che andavamo via per un mese o 2 mesi, adesso stiamo partendo. Negli Stati Uniti sempre. Sì, alcuni protestavano, però poi il fatto è che tutti vanno bene a scuola, fanno magari 3 mesi in un posto, 2 mesi in un altro, ma tutti vanno benissimo a scuola. Anche perché i bambini sanno parlare 3 lingue. A quell'età sono geniali. Quindi io ho visto, per esempio, il quarto ha imparato a parlare allo stesso tempo in 3 lingue. Diceva una frase con una parola in ogni lingua. Ma io vedo che l'importante è che loro vedono che tra noi due c'è un'unità, una comunione che ci dà Gesù Cristo. Allora sono felici pure loro. Va bene, io prima di sentire anche Stefano Gennarini volevo vedere un attimino il Papa, che ieri ha detto una frase che mi è sembrata molto importante proprio alle comunità neocatecumenali. Allora, dare la vita. Io vedo che nelle vostre comunità neocatecumenali questa parola si fa carne. Sono tanti che sono pronti a dare la vita, in modi diversi. Bene, adesso Stefano Gennarini, dare la vita, si può dare la vita in tanti modi, ha detto il Papa, ma è proprio uno dei più urgenti darla annunciando il Vangelo, con tanti problemi ci sono nel mondo per la fame, per la giustizia. Senza dubbio, io mi ricollegherei un momento alla domanda di prima, quella sul battesimo. La Chiesa ha detto nei documenti dei più recenti che il battesimo in tante persone è quasi morto, è come morto. Ora, il battesimo non è semplicemente un certificato di iscrizione in un'istituzione, il battesimo è la partecipazione alla vittoria di Gesù Cristo sulla morte, cioè è la partecipazione alla vita eterna, cioè una vita che non finisce, che è più forte della morte. E la morte in qualche modo è la realtà
che interroga e che minaccia la vita degli uomini sotto forma di malattia, sotto forma di vecchiaia, sotto forma della violenza anche degli altri, dell'ingiustizia, dell'impossibilità di realizzarsi. Allora questo evento che è la vittoria sulla morte, la possibilità di partecipare già qui su questa terra alla vita eterna, questo è un evento che Dio ha voluto partecipare, comunicare all'uomo attraverso la predicazione e il sacramento. Anch'io vengo dalla stessa famiglia di Giuseppe, mio padre era un uomo di fede e in fondo in qualche modo attraverso il battesimo, attraverso la mia infanzia, attraverso i miei genitori, anche il loro esempio, io avevo intuito che cosa significava essere cristiani, che significava poter dare la vita, come dice il Papa, cioè poter amare realmente Dio e gli uomini perdendo la propria vita per gli altri. Ma per me l'esperienza che è un pochino mia è di vedere, io sono un borghese, a me piace stare comodo, avere la mia sicurezza e d'altra parte in questa vita in cui avevo tutte queste cose non ero felice, soffrivo, in fondo non ero oggi che mi trovo cambiando casa spessissimo, andando con tutta la famiglia, praticamente viviamo in valigia, siamo sempre accampati, però sono molto più felice di quando stavo con tutto assicurato, avevo una casetta, una casa, una bella casa, i parioli, sono molto più felice adesso che veramente vivo in valigia di prima. Ecco, io quello vorrei concludere dicendo questo, che noi giornalisti siamo spesso abituati a avere a che fare con le notizie, solo le notizie, e questa zona di approfondimento del telegiornale della notte vorrebbe andare un po' anche dietro le notizie. Qui la notizia è di questi cristiani che partono per una nuova evangelizzazione in giro per il mondo e speriamo di aver visto un po' dietro questa facciata e di avere interrogato più di uno, anche noi stessi.